Ok, ammettiamolo, il T-Rex di Skeletro fa la sua porca figura. Sembra uscito veramente dal cavolo di Jurassic Park. Guarda che figata! Quando un dodo non basta, ci vuole uno zombie dodo. Allora, mi sentivo un po' in modalità testiamo i dodo e mi ero dimenticato del dodo Rex. Salve a tutti, sono Gamer e bentornati su Ark Survival Evolved. Allora, avevo ancora voglia di testare la cara buona vecchia mod di Play as a Dino, quella che ci permette per l'appunto di diventare le varie creature di Ark. Come potete vedere sono ancora la mantide religiosa, perché porca di quella porca, l'abbiamo testata allo scorso episodio e si è dimostrata veramente potente. Ho visto un carno alfa laggiù, no, con quella non la testo, cioè, m'ammazza tantissimo. Ah, piccola info tecnica, 2 giorni fa è uscito un episodio di Ark con la Gisualda in cui addomesticavamo i dinosauri e via dicendo, alcune creature veramente rare. Quindi andatelo a guardare perché a qualcuno non è arrivata la notifica ovviamente della serie. Ma è una gioia, buongiorno, vabbè, no, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Oddio, mi ha lasciato gli schifi, quello del dinosauro che scorreggia, questo buongiorno. E ciao Raptor, dove scappi? Che diavolo stanno facendo tutti quei Raptor contro il carno alfa? Vabbè, ma gli sta dando una mano, cioè tipo gli scagnozzi, ma mi prendi in giro? Ah, ma sei tornato, furbacchione, levati, levati che poi ci muori malo malo. No, decisamente non era un animale molto furbo. Avresti fatto bene a fuggire, tizio, guarda là che c'è altra gente. Aspetta, zombie! Vabbè, con che attacco dalla distanza. Signore, porti pazienza che c'ho la barra della stamina un po' scarica. Che fa? E dai che scorreggio di nuovo. Se non ricordo male, questa abilità gli permetteva di far incazzare tutti i dinosauri attorno a sé e praticamente gli avrebbero dato una mano e attaccato me. Ale, ti eri anche bloccato sulla roccia, vedo che tanto furbo non eri. Questa creatura è anche troppo OP, vabbè dai. Lo stego è di dire di quelle creature iperdifese. Vieni qua, vieni qua. E tanto ci è andato giù. Vabbè. Aspetta, ma riuscirà a buttare giù un bronto? Il bronto credo sia un attimino eccessivo, eh. C'è una barra della vita veramente considerevole. Non lo attacco dalla distanza perché sennò mi consuma troppa stamina. Porco cane, mi ha ferito tantissimo. Signor bronto, è stato un errore, scusi. Oh oh. No, mi sa che è meglio se ci leviamo dalla ciola molto in fretta. No, Ciccia, saltami un po' più in là, saltami un po' più in là. Ok, il bronto era meglio non rompere le scatole. Dite che se l'è preso un attimino. Mi lascia stare, signore. Aspetta, porco cane, c'è l'acqua. Ho finito la stamina. Aspetta, aspetta, devo ricaricare la stamina per poter fuggire. Mi ha buttato in acqua. Ma in realtà non è male, perché lui è rallentato e io dovrei poter andare dall'altra parte, però non c'ho stamina. Vai via, brutto. Vabbè, è già arrivato da quest'altra parte. Più stamina, non c'ho stamina perché sono troppo ferito. Veloce. Ok, si è placato. Si è placato prima di uccidermi. Forse il bronto sarà eccessivo, ma una normalissima cicciolina. Serpente! Schifo! Vasci via, via. Ok, il titano boccio è morto tantissimo. La cicciolina sta tirando di quelle botte incredibili. Di quelle botte la cicciolina c'è un'esperienza. No, ci muori. Dai che ci muore, dai che ci muore. Dai che ci muore, dai che ci muore. Che succede? Aiuto. Sono fuori dal mio corpo? Cos'è successo? Dove? Cosa sta accadendo? Aiuto? Ho la vaga impressione di essere fuori dal mio corpo. Oh no, è successo di nuovo quel bug. Sì, come potete dedurre, ho ritenuto più opportuno respawnare perché ero fuori dal mio corpo e non lo trovavo più. Allora, la scimmietta è piccola e tenera, però ti tira la cacca. E soprattutto, ma tu quanto è veloce? Guardala. Di solito quando vi avvicinate scappa via la fettecchia. Porco cane, ci sono i dodo. Ok, aspetta, aspetta un secondo. Maledetto, guarda quanto è grosso. È un dodo gigantesco. Vieni qua, mare ci mala, parca di quella porca. C'è una scimmietta incazzata. La scimmietta fa fuori i dodo. Incredible. Incredible, li fa fuori tantissimo. Vieni qua, vieni qua. Aspetta, posso anche tirarti la cacca, guarda che ti tiro la cacca. No, l'ho tirata un po' alta, scusi signore. Porti pazienza. Dove la tira, signora? Dovrebbe tirarmi la cacca un attimino più davanti. No, niente, a quanto pare non ci mira neanche come scimmia, porco cane. Butto giù anche gli alberi. La madò. Guarda che il bastardo prova a fuggire. Vieni qua, maledetto. Ok, morto tantissimo. Aspetta, devo ricordarmi che la scimmietta è erbivora e quindi dovrò farla cibare delle baccucce. E ovviamente come tutte le scimmie sa salire sugli alberi. No, questa no. Questa tira solo le testate sugli alberi. Ci sono rimasto malissimo. Però so tirare la cacca. Posso tirare cacca come se ci fosse un domani, maledetti. Oh, no, 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 dodo, dodo, non rompere la ciolla, dodo, vai via, in acqua mi salverò, ok, ok, forse in acqua mi salvo, beh, non penso che il dodo mi segua anche in acqua, mi stanno puntando tutti, guardali, e di qua c'è il raptor, torna in acqua dall'altra parte, lasciami stare, vabbè, ma la vita della povera tenera docile scimmietta è difficilissima, ok, me ne torno su quest'altra parte. Il raptor sta ancora seguendo. Ma basta, sono una tenera docile scimmietta. Al massimo ti tiro un po' di merda in fa. Da dove è comparso il coso?
Sì, vabbè, gioco, però se me li fai spawnare all'ultimo non vale. Mi rifugio qua sopra, la prima creatura che mi vede mi smozzicherà. Dai, guarda lì! Guarda lì che mi stanno ancora inseguendo, ma non c'ho più vita io. Guarda che roba! Guarda che roba! Vabbè. Aspetta, non sanno salire? Oh, che culo, non sanno salire. Ah, una volta... Oh, aspetta, qualcuno sa salire? No, ok, ho trovato altri modi per salire. Io mi ributto in acqua. Sono mica scemo. Fintanto che non mi vengono a mozzicare... Oh, ho i piragna. Oh, ho i piragna, però sono più veloce di piragna. Come fa la scimmietta a nuotare più veloce di piragna? Vabbè, questo è un mistero. Aspetta, aspetta. Oh, aspetta, è difficile però mozzicarli. Sta cavolo di creatura si muove troppo velocemente. È Aqua Monkey, no Aquaman. Beh, non riesco neanche a girare. Portate pazienza. No, non riesco ad attaccare. Sto provando ad attaccare perché sennò mi attaccano da dietro. Aspetta. Aia. Il piragna mi sta attaccando decisamente molto più forte. Aiuto. Aia. No, niente da fare. Il piragna mozzica più della scimmietta. Ah, no, mi ha spawnato dalle parti della palude. E no. Peraltro con quali colorazioni sto Procoptodon? Non l'avevo mai neanche mai visto io così colorato. Vai via, schifoso titano boh. Ehi là, il Procoptodon tira. Ah, è che c'è pure il cugino in parte, ma mi prende in giro. Vai via, ho detto. Oh, stanno arrivando tanti titanoboa. Porco cara, questo ha anche una bella colorazione, non dico di no. Dai, è andato a sbissiare da un'altra parte. Mi fate schifo. Vai via. Ah, mi mozzicano, vai via. Oh, maledetto bastardo. Ok, c'erano anche le lumachine strane. Oh, il vantaggio è che sta creatura può saltare dove vuoi, gli pare. Non so in acqua come si comporti. Aspetta che faccio un big saltone. Azzonde! Beh, sì, certo. È così che funzionano i salti nella vita vera, assolutamente. Ovviamente dove atterro, dove ci sono due titanoboa. Ma mai una gioia. È bello che come Procoptodon ho anche l'abilità di recuperare i pampini da terra. Quindi se c'è una piccola creatura o anche un umano, in teoria, posso mettermelo nella saccoccia e tanti... Ah! Porca di quella... Puzzona, mi sono cagato. Questo ha fatto male al cuore, vi giuro. Questo ha fatto male al cuore. Bastardo maledetto, mi sono cagato in mano. Ciccio, via di qua. Ma vaffanclub. Madonna santissima, vi giuro, mi prendo un infarto. Guardalo lì. Adesso vengo lì e ti picchio. Porca di quelle per poca. Erika. Ah. Ok, mozzichi più tu di me, dice decisamente. E vabbè, adesso vi siete anche lati, non vale. Aspetta. Azzonde, addio, il mio popolo ha bisogno di me. E vabbè, no, vi giuro, una parte del mio cuore mi è uscita dal culo dallo spavento. Ok, andiamoceni qua molto rapidamente. Questa è una creatura che comunque non consuma troppa stamina per muoversi. Guardali, sono dovunque. Ma santo cielo, ma mi sento stalkerato. Ma lasciatemi stare. Maledette paludi. Aspetta. I believe I can fly. E vabbè. Pucciamon, ti salvo io dal maledetto raptor. Ehi, ti piglio a pedate, a mozzicato. Oi, ciccio. Vieni qua a dirmi ste cose. Cosa hai detto su mia cugina? No. Mi ha attaccato da sopra, bastardo. C'è morto, ma mi ha ferito tantissimo. Ah, mi sa che ce ne dobbiamo andare di qua. Oh, ma guarda che sfiga. Ho trovato un Tech Rex. Che è quello che abbiamo visto negli scorsi episodi. Ribadico, se ve lo siete perso andateci, perché abbiamo domesticato quella bestia di creatura incredibile. Facciamo che ce ne andiamo, perché sti due non hanno minimamente speranza. Almeno questo non c'ha la... Aia! Cosa mi ha attaccato? Ma perché attaccate me? Ho cercato di andare, mi dicevo. Almeno questo non ha il caschetto laser come aveva quello che è il nostro. Dove buio sto andando? Non so nemmeno dove sono finito. Sono in mezzo alla foresta. Ok, mi sa che ho deciso un brutto punto per saltare in albero. Ok, sono finito. Vabbè. C'erano 8000 raptor. Aiuto. E c'era anche un T-Rex. Ma mi prendi in giro. Ok, c'è un singolo raptor lì. Devo ricordarmi che posso anche dar calci, ora che ci penso. Magari riesco ad allontanarlo un attimino, a tirargli una mozzicata. Aspetta. E... Azzonde! Oh, così non ti riesce ad avvicinare. Porco cane, questo se lo faccio ai dodo posso lanciargli giù dalle colline. Non riesce a ferirmi così. Oh, ma è la tattica della vita. Mi domando se gli aumentiamo anche il torpore, in teoria, prendendo la calcio in faccia. Oh, ma guarda un po', un giganotosauro. Aspetta, questo è quello che ho affrontato lo scorso episodio quando ero il dragone. Guardalo, è ancora ferito. Come riesco a ritrovare io le creature, qualcosa di incredibile. E dietro ovviamente c'è il carno. Ovvio. Beh, lì ci muoio letteralmente in 1,8 secondi. Quindi è una cosa abbastanza stupida da fare. Oh, mi ha già trovato. Corri tizio, corri. Scappa. No, c'è il Nemedy, c'è il carno. E il carno, il giganotosauro. Ok, mi butto nella foresta ma mi salvo. Ok, ci ho messo un'ora e mezza, ma sono riuscito ad arrivare in cima alla montagnetta. Mi saliva il momento, devo fare una boiata delle mie. Carichiamo il mega momento I believe I can fly. 3, 2, 1, vai! Ok. Non penso che la caduta mi uccida, perché sti boi di cose resistono a tutto. Ma volevo fare questo esperimento. Senti, non mi ha ucciso tutte le creature che ho incontrato fino adesso e...
se fa niente. Cioè, è volato dalla montagna lassù e non si è fatto niente. Posso resistere anche Giganotosauro allora, se lo ritrovo. È la scienza che lo dimostra. O anche quel T-Rex laggiù. Ciao, piccolo docile tenero T-Rex. Ah, non ti temo. Prenditi tutta la mia carrellata di calci. Ok, aspetta. Guarda, ti continuo a calciare. Il problema è che non è che li faccio più di tanto. Muoio con onore. Porco cane. Vai via. Non ti temo. Ok, ti temo. Ho cambiato idea. Voglio vivere così. E via. Vai, non mi ripigli più. Ciao, ne avrei potuto vincerla però. Come no. Ah, e mentre scappavo nella foresta, quel culo lo riconosco. Quel culo lo riconosco tantissimo. Guarda che ti ho ritrovato veramente. Ok, era destino. Voglio che sia tu a porre fine alla mia vita. Sì, ma ciccio, girati. Vabbè, era in mezzo alla foresta. Ok, credo di essere ufficialmente il Glowtail più bello che sia mai esistito. Guardate quanto boia, non è bellino. Sfiga sua, è spawnato in mezzo alla palude. Tecnicamente qualunque cosa mi potrebbe uccidere. E ci sono tanti pericoli nella palude. Ma è bellissima. Ok, sono riuscito a scappare dalla palude, però porco cane, se è stato difficile. E in prima persona capisci quanto non sei piccolo. Sono minuscolo, onestamente. Aiuto! Poi sono volato in mezzo a sti codi che fanno un casino della madonna. Il problema del Glowtail è che può saltare e planare un attimino, ma plana poco. Povero ciccetto. E abbiamo comunque la lampadina del Glowtail classica dietro. Eccola qua, salve signora. No, non mi percuota, anche lei, avanti. Scommetto che perfino il Dillo mi uccide. Non so neanche se questa creatura può attaccare. Ciao Dillo. No, il Dillo mi ignora. T'attacco io allora, porca di quella porca. Sono un Glowtail con problemi. Dove è andato il Dillo? Ah, è stato percosso dal coso. No, ma mi lascia stare. Signore, mi lasci stare cortesemente. Ciao Dillo. No, per favore, dai, è stato uno scherzo. C'è morto veramente. No, signore, vada via che continua a percuotermi con la sua cavo di coda. Me ne vado via io se porta pazienza, sono molto lento. Ah, anche le mosche, ma attaccano anche le mosche, andate via maledette mosche. No, vabbè, dai, aspetta, devo fuggire da qua planando molto lentamente. Andate via, sono più veloci le mosche. Non c'è neanche la stanza stamina. È arrivato anche il titano, boh, ma dai. Ma mai una gioia, sta povera creaturina era così tanto tenera e docile. L'ha malmenata tutti. Quando un dodo non basta, ci vuole uno zombie dodo. Ritornato dall'oltretomba perché Delon Gamer alla Gisualda ne hanno uccisi veramente troppi, si vendicherà su tutte le creature di Ark. Mica ce l'ho di merda, peraltro. Ma vabbè, dettagli. Peraltro è tipo iperveloce. Guarda che roba, stiamo uccidendo i dilofosauri, non ci credo mai nella vita. Siamo lenti ad attaccare e quei lati ci buttano sempre indietro quando ci attaccano. Però guarda la vendetta! La vendetta e si ciba di carne! Ah, i piccoli teneri compi! Ragazzi, so che avete una vita difficile, quindi se non mi attaccate farò il bravo anch'io. Allora siete bastardi! Porca di quella porca! Mi ciberò anche di voi! Guarda, e quanti boia erano? Signore, sono morti tutti i suoi fratelli! Non mi piace lasciare orfani in giro, perfetto! Buongiorno, signor Triceratopo, scusi! Orca boia che pacca. Sì, ma mi ributta indietro ogni cornata. Dillo vai via. Vabbè, se vi alleate anche il Dillo è partito in modalità I believe I can fly. Porco cane. Però se mi ributti indietro non vale. Tu e le tue craniate. Dai che mi stai ributtando in acqua. Ma un po' di rispetto per chi è piccolo e tenero. Guarda che lo stavo facendo fuori. Ha fatto fuori un triceratopo. È venuto a rubarmi la carne. Volevi rubarmi la carne, fettecchio. Vieni qua a rubarmi la carne. Signore, rubarmi la carne. Ok, ho raggiunto una zona decisamente più pericolosa e guarda che arrivano subito. Orco cane, guardala come mi mordi. Iga. Ti insegno io, maledetta tigre denti a sciabola. Sei iperferita, guarda che scappa. No, va a attaccare prede migliori. Vai a attaccare prede migliori, ma ti insegno io. Oh, sono in due. Fotte sega, lo zombie dodo può questo e altro. Affronterà due T-Rex e ne uscirà vincitore. Ehi, ragazzi, non ignoratemi perché sono piccolo, tenero e puccioso e putrescente. Oh, mi ha fatto cacare, perfetto, cominciamo bene. Dai, non vale però così, porca di quella porca, combatti alla pari, fettecchio. Guarda che mi ignora perché ci sono prede migliori. E a me va benissimo perché ti posso arrivare dietro le zampine e attaccarti comunque. Aspetta, è che il dodo c'ha un'area d'attacco che è minuscola. Vieni qua, ma non va, smettila di spingermi avanti e dietro. Ok, oh, finalmente ho deciso di star fermo, vieni qua. Ti becco tutto io, vieni qua. Ok, sì, ma porco cane. Litigate tra di voi così io posso avvicinarmi e legnarvi. No, mi pigliano a calci in continuo. Poi non c'è rispetto. A parte che credo che lo zomdodo rigeneri in continuazione la vita. Perché non la sua barretta si abbassa ma risale molto in fretta. Quindi come ogni zombie è praticamente immortale. Oh, lo stiamo ferendo però. Guardate le sue zampe. Le sue zampe sono rosse, quindi pian pianino lo stiamo ferendo. Ok, ce l'ho fatta finalmente. Un dodo ha ucciso un T-Rex.
E la vendetta si è compiuta. Scusi signore, ma è un peccato sprecare la carne. Porti pazienza, non me ne faccio nulla. È immortale sto piccolino. È incredibile. Tremate, Gisualde, nonne Ubalde, via dicendo che siete là fuori. Il dodo avrà la sua vendetta. E ok, ora passiamo però a un altro dinosauro, cortesemente, ok? Ciao ciao. Allora, mi sentivo un po' in modalità testiamo i dodo e mi ero dimenticato del Dodorex. Guardate che bestia. Per inciso la colorazione è fissa, non gliela posso cambiare, ma... credo che sia l'ultimo dei suoi problemi. Questo si fa fuori tutti. Questo si fa fuori anche il gigantosauro. Non so neanche che parametri ci abbia sto T. Vabbè, è vero che aveva 666.666 di HP. Mi ero dimenticato. Sì, vabbè. Ciaone. Cioè, guardate peraltro la grandezza. Eva, quanto corre? E in prima persona fa stranissimo. È come essere in groppa al Dodorex. Vabbè, presumo anche che faccia dei danni incredibili. Signore, dove mi sta andando? Buon salve. Aspetta che ce lo testiamo subito. Vediamo cosa fa col tasto destro. Buongiorno. Spara fiamme, ovvio, è quello che ti aspetteresti dal Dodorex. Scusi signore, ecco qua, un bel brunto alla brace. Che fa, mi picchia, ma avanti, io ho 666.666 di HP. Ti vergogni, porca la porca. Ok, a posto. Aspetta che c'è un sarco in fiamme sotto di me. Certo, guarda, con te mi ci faccio la borsetta di Armani, Wow, lo possiamo anche levelappare. Gli butto sulla stamina che è meglio. Il butto sulla vita, che succede? Ok, non dovevo toccare. Lasciamo stare, stamina è decisamente la scelta migliore. No, davvero, con questi dodo si possono vendicare praticamente di qualunque creatura. Tipo il signor Carno laggiù. Signor Carno, Cudi, buongiorno, posso fare una domanda? Lei mi muore sbruciacchiato, cortesemente. E la risposta è... La risposta è dove vuoi finito il Carno? È sotto di me. Ah, quando è che è morto? Non mi sono neanche accorto che fosse morto. Ok, la risposta comunque sì. Aspetta, qua ci sono altri Carno, i Diplodoco. Mi vendico di tutti quelli che prima mi continuavano a buttare in giro. Maledetti rompiscatole. Ah, vedi adesso che non rompi più le scatole come prima. Guarda l'abbronto. E c'è anche un T-Rex. Aspetta, chi è che mi mozzica? Credo sia una tigre da giudicare dal suono. Che fa? Tigre, sei da queste parti, scusa, non ti vedo. Dove è andata? Mi sa che è morta. Aspetta, quello è un gigantosauro. Anzi, scusate, un giganotosauro. Buon salve. Allora, facciamo le cose per ordine. Vado a fare la strage velocemente là sotto. I believe I can fly. E vabbè, ti ha fatto male quella caduta lì, davvero? Aspetta, qua dovremmo riuscire a fare... vabbè, cioè notare. Cos'è tutti sti tentacoli? Siete tutti tentacolosi, mi fate impressione. Buongiorno. Ecco qua, facciamoli sbruciacchiare per bene. Ho ucciso per primo il T-Rex, ma neanche a farla apposta. Scusate, Adesso penso anche agli altri, portate pazienza. Una sbruciacchiata anche a lei, signore. Oh, posso anche tirare mozzicate, non è che devo uccidere proprio sbruciacchiando. Aspetta, olle. Perfetto, scusi, avevo un leggerissimo appetito. Manca giusto il signore laggiù. Manca giusto il signore laggiù. Oh, madonna. Ok, torniamo su, anche se sono un pochettino ferito. Quindi la lotta è impari, signore. Ma io provo ad affrontarla. Salve, lei mi attacca? No, lui mi ignora. Ah no, ok, ha fatto la finta, ha guardato da un'altra parte. Scusi, porti pazienza che ho difficoltà ad andare in retromarcia. Aia, mi sta già mozzicando anche troppo lei. Guardi che io ho l'HP alto, e anche l'S lunga peraltro, ma vabbè, dettagli. È ancora tutto possibile, però, oddio, ci sta ferendo tanto anche lui, Mi sa che se avessi avuto la barra dell'HP piena, erano 200.000 punti di HP in più. Non ce la faccio. Tanto ci muori, i dodo avranno la loro vendetta. Malete, ce l'ha fatta. Ha ucciso gigantosauro di livello 4. Cioè, scusa, quanta roba c'hai nell'inventario? Vabbè. Staying alive. Ok, direi a posto. È rimasto gravemente ferito, come potete vedere. Che giornata faticosa. Porca di quella porca, maledetta palude. Beh, almeno questo ciccio sott'acqua di solito è abbastanza veloce. Però erano più veloci un tempo, Sono un rospo anche di colori abbastanza dubbi, come potete vedere. Scusate, buongiorno e olle. Cioè, se mi lecchi altro che ti fai peggio trip mentali qua, Ok, vediamo se riesco a vendicarmi di qualcuno. Il problema è che sono tutti più forti di me. Allora, Rob è una di quelle creature che mi piace parecchio. Non penso che ci attacchino forse gli altri, vediamo. Ah, mi lasciano stare i Caprosuchus. Perché siamo tutti dello stesso ambiente. Cioè, potrebbero attaccarmi, ma sanno che poi si pigliano le peggio droghe se mi leccano. Dicevo, a me piace parecchio perché si fa di quei salti che è una roba incredibile. Quindi è un mezzo di trasporto veramente molto pratico. No, il sarco ci lascia stare. Anche il sarco. Bravo tizio. Ah, c'è un serpente. Mi è salito lo schifume. Perché è proprio nella palude? Perché no, che si muove? No. Non so perché. Mi è tornata la soggezione pesante. Ce n'è uno anche lì. Guarda, nessuno mi attacca. Mi lasciano proprio tutti stare? Per davvero? Aspetta, vediamo se attacco io, magari scateno l'inferno e oltre.
Aspetta, due katame che posso anche tirargli le leccate. E praticamente si rimbecilliscono e si addormentano. Vediamo un po'. È che non faccio una ciolla di danni. Più che altro i rospi sono pericolosi perché vi buttano sulla barra del torpore. Svenite e tanti saluti. Ok. È una sanguisuga quella. Vai via, vai via, vai. Mi attaccano da dietro. I piragna sì, ma attaccano. Porca di quella porca, tiro anche di quelle belle mozzicate. Non c'è che dire. Ma davvero, la palude è uno di quegli ambienti di Ark che io prenderei una bomba atomica e ce la sgancerei sopra, annientandola, distruggendola e via dicendo. Ok, oh, senti, almeno mi lasciano abbastanza stare. Vediamo la telecamera in prima persona. Sono sulla testa, no, sono sulla groppa del rospo. Oh, Dio, però mi viene un pochettino da vomitare. Ah, potrei vedere come si comporta contro una cicciolina. È che sti codi fanno tanti danni, eh. Oh, casomai me ne vado via e faccio un mega saltone dei miei. Aia, aia, si tira dei bei pestoni. Aia, tira decisamente dei bei pestoni. Me ne devo andare di qua. Le ciccioline sono un po' troppo forti. Vabbè, esagerata, proprio scenica. Ho capito, signora. Signora, ha vinto lei. Ha vinto lei, mi lasci andare, me ne vado. Ma porco cane, 5 secondi di pace. Oh, madonna, sono passato in parte una cicciolina. Dicevo, 5 secondi di pace, non vedo una ciolla di niente. Mi domando se potrei tentare di affrontare un caprosucus. È un bel pericolo. Vediamo un po', comincio a leccarlo subito, io lecco le cose. Potrei lavorare alle poste. Porco cane, sono stato avvelenato. Da cosa? Beh, cosa mi ha avvelenato? Io ho veleno, non sono... Ah, porco cane, dove sei arrivato? Mi hai fatto cagare in braghe. No, bastardo. Che fa? Scappa? Forse gli ho buttato su parecchio il torpore. Guarda che scappa. No, ok, non scappa. Aspetta, forse riesco ad addormentarlo. Se lo addormento abbastanza è fatta. Aspetta che mi sta andando giù la stamina, perché prima mi hanno narcotizzato. No, capro, vieni qua. Porco cane, guarda, ti attacco dall'alto. Vabbè, aia. Ma aspetta, ma mi ha avvelenato lui allora. Non è possibile. Morici. Vabbè, stavo volando. Che succede? Per un secondo mi sono spiccato il volo. Ce la potevo fare, onestamente ce la potevo fare. E che il ciccio c'ha una barra della stamina che è uno schifo, purtroppo. Ok, ci riprovo, magari vediamo col triceratopo, forse. Oddio, no, aspetta, scusa, c'è il dodo. Portate pazienza il dodo, priorità assoluta. Ciao, dodo! Vieni qua, scusa, mi serve anche un pochettino di cibo. Fatti leccare tutto, a me piace leccare i dodo. Ok, a parte che la rana lui me la segna come erbivora. Che io sappia, no, mangio gli insetti e via dicendo, non vorrei dire una boiata, però. Guarda il dodo che tenta di fuggire, da in acqua poi. Da dove scappi da una rana gigantesca? In acqua, cerco, è sicuramente la tattica migliore. Rieccomi qua, quello che non capisco, quando affronto io queste buie di rane, c'ho sempre il pericolo concreto di addormentarmi. Quando invece le utilizzo, non riesco mai ad addormentare nessuno, scusi, La leccata dovrebbe essere quella che dava torpore. Aia, però che craniate che tira. Vediamo un po', forse ce la faccio, sono in un punto tattico buono, però mi tira delle belle craniate. Oddio, mi fa volare di là. Signore, salve, si è già dimenticato di me. Ah no, si è ricordato appena mi ha visto. Aspetta, venga qua, ecco qua. Riusciamo comunque a fargli un bel po' di danni anche al triceratopo, non c'è che dire. Gara fra avvelenatori seriali. C'è anche una iena laggiù. Oh, è una banda delle iene. Aiuto, no, adesso le iene. Aia. Aspetta, si danno man forte tra di loro. No, cattive iene. Oh, qua ci muoio per le iene. Maledette, morici. Aspetta, riusciamo a separarli dal loro alfa. E ciaone, mi hanno smangiucchiato tutto. Però si sono troccate tantissimo, perché ve l'ho detto, quando mi leccate proprio adesso tutte sbarellate. Oh, senti, a sto punto ci provo io a far la iena. Il problema è che il gioco mi dice che se premo C ci sarà una sorta di aumento del potenziale del nostro branco. Ma io sono una povera iena da sola. Peraltro, che colori strani. No, ma ci sta. Mi piace. È incazzata con la vita come ci fosse un domani. Il problema è che la iena in sé da sola corre parecchi rischi perché è abbastanza debole. Ok, sento odore di parasauro. Me lo pappo io. Sto stretto che questa tizia c'ha una barra della stamina che è praticamente bassissima. Vediamo un po'. Dovrei però riuscire a stargli dietro perché siamo tutti veloci. Problema che non riesco a stargli dietro. Signore, mi si pianta su una roccia cortesemente. Dai che è così morto. Aspettate. Dammi un attimo. Che recupero la stamina. Ciccia. Vabbè. Sì, ma allora sei scemo, mi torni anche indietro. Aspetta. Non eri una creatura molto furba, tizio. Potevi fuggire in qualunque direzione e sei tornato indietro così. Ti ho riammazzato. Ma guarda quanto non sei scemo. Peraltro ha una velocità di morso che è qualcosa di incredibile. Onestamente pensavo di poterlo afferrare, ma fa tipo un salto e morso. Ma non credo se lo posso portare via, vediamo. Se lo riesco a pigliare, io la mira. No, lo morde e basta, è troppo grande per lui. Aspetta, finisco la strage, tanto che ci siamo scusi. Dodo, oh senta, i suoi parenti hanno vinto abbastanza quest'oggi, non si lamenti. Dilo, ciao, ti do una mano anch'io. Aspetta, che se mi pappo io il dilo, poi mi posso pappare anche la scimmietta in teoria. Vediamo un po', dilo, possiamo cooperare. Ah, che peccato, non voleva cooperare. Aspetta, scimmietta, vieni qua. Dove sei? Guarda che ti vedo in mezzo al verde,
Ho pensato di nascondersi in mezzo al verde, in effetti era abbastanza invisibile, però... sono stato qua della spiaggia con la sabbietta quella scura. Ah, buongiorno, mi ha fatto prendere un colpo! Ti giri, c'è il tizio con le ali tutte... Ullala, hanno fatto fuori qualcosa di grosso da ste parti, e quindi la tattica migliore sarebbe non avvicinarti. Mi domando se ho speranza contro un triceratopo. In teoria direi di no. Infatti tira delle belle craniate, però dai! Invece sì, anche se siamo da soli e senza branco, dillo, dacci una mano, fidati. No, lui caga. Detto con... so che hai legnato il mio cugino. Aiuto. L'ho ucciso. Madonna, l'ho ucciso per botta di culo. Ok. Il Trodon è fettecchio perché vi addormenta alla velocità della luce. Vediamo se ho speranze contro il Trodon. Trodon, stai buono. Aspetta, ce la faccio. Non mi sta buttando sulla barra del torpore. Però legna bene. Il piccolo basta. Ah, c'era anche il cugino. Erano tanti Trodon. Non è stata una buona idea. Aiuto. Aiuto, se riesco a ucciderlo, di solito la barra della vita mi torna su. Credo sia un potere di questa creatura. Infatti mi si rigenera se uccido la creatura. Salve signore, mi ignori, non mi prenda unghiate. Ho detto non mi prenda unghiate, dovevo passare. Porti pazienza, signore. Fa malissimo. Porco cane quanto è grosso. Però è lento, quindi dovrei essere a posto. Buon salve, scusate, ignoratemi. Forse è meglio che metto la telecamera davanti che vedo dove buio vado. Ok, sono riuscito a fargli perdere le mie tracce. Non so dove buio sia andato. Ma gli ho fatto perdere le tracce. Ah, è di là, ok. E ho notato che il raptor non mi attacca. Salve signore, sta ancora puntando me. Peraltro quanto buia piove su Ark. Da quando l'hanno aggiornato piove tantissimo. Aspetta. Ciao raptor, che fai tu? Il raptor mi ignora. Oh, c'era qualcun altro con raptor, l'ho visto dopo il cuoricino. No, cattivi raptor. Ah, il raptor forse sarebbe stata una cosa buona e giusta. Non rompere la ciolla del Long Gamer. Porco cane. Ok, questo è quello che succede quando non mangiate i dodo. Potete vedere come il povero raptor si riduca quando cerca di passare al vegetarianesimo, porca di quella porca. Ecco perché io mangio i dodi in continuo, ok? Allora, questo dovrebbe essere il raptor scheletrico che normalmente si sblocca con uno dei costumi e può anche papparsi i colleghi raptor senza un minimo di rispetto. È molto più forte. Uai, che poi è successo? Il tizio mi è saltato addosso e sono partiti i mega bug. No, cattivi, i vostri attacchi da dietro mi avete rotto le scatole. Aspetta un secondo. Buoni, ho detto! I piglio sberloni tutti. Oh, è perché di quella porca. La situazione è degenerata molto in fretta. Però non raccatta carne, noto adesso. Ah, devo dire che me l'aspettavo un attimino più forte. Dodo, ti ho visto, porta pazienza. Comunque ha dei parametri abbastanza alti. Ma è giù di forza d'attacco. Un pochettino una chiaviga a far danni. Però credo che non abbia problemi di fame, in effetti, Ho capito che questo tizio è passato al vegetarianismo. Però porca di quella porca, quanti colpi ci vogliono per far fuori un dodo? Oh, il dodo ancora lo ammazza abbastanza rapidamente. Vediamo un po' un parasauro. Buon salve. Peraltro c'ha l'alone attorno tipo gli alfa. Guarda che si va, tizio, passa da un altro lato, no? Se vedi che ti sto attaccando. No, non fa veramente tanti danni. Mi aspettavo molti più danni da questa creatura. Dai, gli do un minimo di vantaggio tattico. Ce la fa, non ce la fa? No, non ce la fa. Ok, ammettiamolo, il T-Rex di Skeletro fa la sua porca figura. Sembra uscito veramente dal cavolo di Jurassic Park. Guarda che fegata. Ma l'hanno fatto veramente bene, peraltro, l'effetto ossa. Allora, come ho detto, il vantaggio principale di queste creature è che sono iperveloci. L'avete mai visto un T-Rex così veloce? Ho pigliato anche un dodo alla velocità della luce. Questo voglio sperare che faccia decisamente molti più danni. Ok, quando mi one shot i dodo andiamo d'accordo. Il problema è che c'è sempre problemi di far manovre. Ok, ulala. Però anche questo non raccatta carne. Ah, abbastanza strano. Però, vieni qua. Dai, potevamo essere amici. E vabbè, ma va che veloce che non è. Da quante parti di solito spawnava uno spinosauro? Che è stato il primo spinosauro che io mi sono addomesticato. Volevo provare a fare una big battaglia, ma stavolta non ho avuto fortuna. Vabbè, poco male. Furbacchione, eri sopra la cascata. E dimmelo, no? Era qua a pescare lui, buongiorno. Il piranha non mi interessava, volevo provare a far fuori lo spino. Guarda che tutti provano a girare adesso. Da quand'è che vi siete migliorati e avete tutte le big tattiche? Ok, ho fatto la big pesca. No, signore, stia buono. Willa. Porco caro, aspetta, aia. C'è i piranha che mordono il chiulo. Beh, a parte che non so cosa stiano mordendo i piranha. Piranha, sono fatto di ossa, non è che ci avete poi più di tanto da mordere, voglio dire. Un piccolo tenore docile carno. Aspetti, signore, porti pazienza. Vediamo un po' quanto ci va giù. Ilala. Sono erroneamente scivolato lungo la montagna. Sto per morire e vabbè, respawno abbastanza velocemente. Ah, ma no, quanto ci metto ad arrivare sotto? Sì, sono morto, quello è un dato di fa. Cioè, no, scusami, sono caduto tipo dalla cima quasi della montagna perché stavo facendo il pirla e sono praticamente sopravvissuto alla caduta. Ok, lo accetto molto passivamente. Buon salve, lei che fa di bello, scusi, e mi fa tirare due mozzicate, porti pazienza. Madonna che cazzosetto.
Aspetta, aspetta, aspetta. Beh, questo se lo ferisci si nota lontano un chilometro. C'ha il pelo praticamente bianco. Mi è morto male. Oh, noi di Morphodon. Noi di Morphodon che poi ti arrivano in gruppo. A parte che hanno un modo bruttissimo di morire di Morphodon, che è qualcosa di incredibile. Oni, date boni che vi mozzico tutti. Oh, quello potrebbe essere un bel problemone. Lui di sicuro mozzica più forte di me, ma porco cane. L'altra volta che ho registrato Ark ci ho messo una vita a trovarlo. Adesso l'ho trovato in 2 secondi. Aspetti, aspetti, porti pazienza. Sì, sì, incazzati quanto vuoi. Posso urlare anch'io, possiamo urlare tutti, tutti chi vuole urlare basta fare un fischio. È morto! Incredibile, il Tech Rex ci è andato giù anche abbastanza in fretta. Ma come? Ma veramente, probabilmente era già stato ferito perché stava affrontando i due signori qua. Buongiorno, scusate, portate pazienza, non c'ho voglia nemmeno io. Maledetti stegosauri, avete già ucciso il T-Rex, un numero uno, accontentatevi. Ammetto, se c'è qualcosa che mi manca di Aberration, decisamente è il Featherlight, che è una delle creature più belle che ci siano. Chi ha seguito veramente tutti gli episodi sa che l'abbiamo anche trovato, grazie alle mod, in versione iper gigantesca cavalcabile della Gisualda. Piccolo lui, ma è bellissimo. Ok, questo tipo può chiedere più sul violaceo. È violaceo o blu? Credo sia blu. C'ho i dubbi, non importa, santo daltonismo, non importa. Ma almeno possiamo volare nei panni del Feather, anzi scusate, nelle penne del Featherlight. Oddio, non c'è molto che sto povero Cristo possa fare, visto che tendenzialmente serve solo a far luce su Ark. Non penso neanche abbia probabilmente quasi danni d'attacco. Ciao Dodo, scusa, ce la prendiamo sempre con te, porta pazienza. Oddio, e i Dodo non li sopporta neppure lui. Ecco, potete vedere, riesce a farli fuori abbastanza. Infatti, Pegomastax della minchia. Pegomastax della minchia, ha tentato di rapinarmi, me l'ho detto. Tu mi hai attaccato, vieni qua. Vieni qua, eh sì certo, adesso me la prendo con te, maledetto. Prima o poi ti intercetto, non vedo una ciolla di niente. Guardalo di nuovo. Ma perché ce l'hai con me? Ma guarda, avessi il fucile della Gisualda, saresti già morto 26 volte. Non riesco a prenderlo, guarda. Ok, t'ho preso, stavolta t'ho preso. Prima o poi t'ammazzo. Guarda che gira intorno in maniera furbina lui. Tanto ti intercetto, vieni qua. Orco cane, mi ha dribblato tantissimo. No, pellicanuccio di stacciolla. Vieni qua, arca boia, non si vede nulla, aiuto. Credo di averlo ucciso, non lo so perché non vedevo niente, c'avevo il sole in faccia. Ma a giudicare direi che è morto. Buono, maledetto, rompicciola di un Ichthyornis. Ma dimmi te, ma 5 secondi di pace della vita di un povero Featherlight. Sentito un rumore brutto, non è che adesso mi attaccano tutti, guardalo. No, aspetta, mi stai puntando? Non lo so più nemmeno io. A quanto pare ci sono le lotte fra gli uccelli da ste parti per chi ce l'ha più grosso. Il becco, ovviamente. Guardalo che mi punta. Ma veramente, dov'è il fucile della Gisualda quando serve? A me ne vado. Ma mi signore, mi lasci stare? Dilo, aiutami tu. No, Dilo caga. Ciao, Dilo. Posso aiutarti in qualche modo? Hai bisogno di qualcosa? Cioè, potresti anche sgattarrarmi da là sotto, ma vabbè, dettagli. E niente, potete vedere il povero Featherlight invece bullizzato dagli altri uccelli. Neanche un po' di pace fra i suoi simili, ma santo cielo. Scusate un secondo, devo ritrovare il signore che 2 secondi fa mi aveva bullizzato. Che era tipo quello lì. Che peccato, è morto in circostanze misteriose. Aspetta, c'è anche il collega lì. Ottimo. C'è qualcun altro che vuole bullizzarmi mentre sono una viverna di fulmine? No? Tutto bene? Ok, allora io ripartirei. Porca di quella porca. Peraltro sono una strana viverna di fulmine. Come colorazione non è male, però è cazzereccia. C'ha il muso da stronzetta sta viverna, come potete vedere. E ok, dai, anche oggi abbiamo sperimentato un bel po' di creature. Non ne restano molte. Ne mancano anche alcune, purtroppo, che devono essere aggiunte alla mod, che comunque c'ha i suoi bug. E ha questi bug, è sempre in agguato. Mi domando se one shotti anche le ciccioline. Vediamo un po'. Porca di quella porca, one shotta. E dai, diciamo che se la punti abbastanza, non vive abbastanza a lungo per raccontarlo. Madonna, raccoglie anche una marea di primate la viverna. A parte che con le viverne di fulmine ti senti un po' un Ghostbuster. Oh, scusi, ho finito il fulmine, porti pazienza. Ecco, qua che gliene rutto subito un altro. Perfetto, direi abbastanza morta. Aspetta, l'altra cicciolina che ne rompe la ciolla. Signorina, ma veramente, ma mi prendi in giro? Ma mi stanno puntando veramente tutti, ragazzi? Datevi una calmata. Signora, lei ci muore male prima ancora di arrivare qua. Oh, guarda un T-Rex, era esattamente la creatura che stavo cercando per concludere l'episodio. Buona, allora, se vi siete persi lo scorso episodio, vi ricordo che è uscito un paio di giorni fa, quindi andate a vedere che i... Porco cane, l'ho scioltato. Perché i feed ovviamente non sono usciti, quindi qualcuno non ha ricevuto la notifica. Vi ricordo che c'è sempre la famosa campanella di YouTube che alcuni non attivano. Oppure date per scontato che normalmente 1 o 2 video di solito escono sempre. Abbastanza raro che non carichi un video nonostante tutte le mie rogne, nonostante YouTube stia andando un attimino in malora, il canale stia un po' andando a farsi benedire con le poche visual e vi dicendo. Ma vabbè, dettagli. Buono, dai, allora direi che anche per questo episodio di Ark Survival Evolved è tutto. Lasciate un bel video di tutta la serie.
candidati di Sfergana, Gargana, Chiacere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!